Se è una micro, piccola o media impresa con sede legale e operativa nelle province di Milano, Monza, Brianza e Lodi, partecipa al bando Alternanza Scuola-Lavoro. Come? Vai sul sito www.milomb.cancom.it, alla pagina dedicata, e scarica i seguenti documenti: domanda di contributo, calcola contributo per azienda, modulo di procura, qualora la domanda venisse presentata tramite terzi. Attenzione! Ricordati che tutti gli allegati dovranno essere firmati digitalmente. Poi procedi con la richiesta di partecipazione. Vai sul sito web telemaco.infocamere.it, seleziona Servizi IGOV e Contributi alle imprese. In seguito accedi inserendo user e password. Nella schermata che appare, clicca su Crea modello e inserisci sia la Camera di Commercio di riferimento che il tuo numero REA o codice fiscale. Attenzione, se hai più sedi, indica quella che ospiterà il ragazzo. Indica il tipo di pratica che stai per eseguire, cliccando su Richiesta contributi, e poi la Camera di Commercio di riferimento. Infine, seleziona Via compilazione. Nella schermata Richiesta di contributi, scegli il bando a cui intendi partecipare e compila gli importi di spesa. Attenzione! Le spese devi dichiararle al netto dell'IVA e l'importo del contributo richiesto dovrà essere identico a quanto dichiarato sia nella domanda di contributo che nel calcolo contributo per azienda. Poi compila la partita IVA, scegli il settore del servizio, inserisci il tuo numero INPS e l'email di riferimento, che non è necessario se è un indirizzo PEC. Indica la tipologia di pagamento che desideri ricevere, scegliendo l'opzione bonifico, e inserisci il codice IBAN. In seguito, lascia evidenziato no per l'imposta di bollo virtuale e alla fine della compilazione scarica il modello base e firmalo digitalmente. Dopo, seleziona nuova pratica, sfoglia e allega il modello base appena firmato. In seguito, prima clicca su creazione pratica, poi su allega e procedi con la stessa operazione per i restanti allegati da inviare, già firmati digitalmente in precedenza. Infine, invia la pratica e rispondi al CAPTCHA. Una volta che la pratica è stata inviata, ti arriverà un'email di conferma all'indirizzo inserito in precedenza. Attenzione, per ogni impresa è possibile effettuare solo una domanda.